Pochi giorni fa i lettori dell'Osservatore Romano, un giornale di grandissimo spessore, specialmente nella sua terza pagina, hanno trovato un articolo di grandissimo interesse. E questo articolo portava come titolo un racconto affettuoso e poi si diceva un paese perduto. Questo articolo ha aperto veramente uno squarcio su un mondo. Perché? Perché si tratta di un articolo dell'illustre critico cinematografico dell'Osservatore Romano, il quale ha visto un documentario di un personaggio molto noto a chi segue il giornale, ma che per altri versi si interessa di discipline diverse dal cinema. E questo personaggio è Ernesto Galli della Loggia, lo storico, il quale si è cimentato con, diciamo, il cinematografo, e poi specificherò in dettaglio di che cosa si tratta. Ranzato non ha fatto altro che guardare attentamente questo film, proporlo ai lettori dell'Osservatore Romano e segnalarsi in un certo senso come un giornalista più acuto, perché io che leggo diversi giornali non ho trovato altre recensioni, eppure si tratta di un lavoro estremamente interessante. Emilio Ranzato ha accettato di rispondere a alcune nostre domande. Sei in linea? Buonasera. Sì, buonasera, sì, sono qui. Senti un po', che cos'è questo lavoro di Ernesto Galli della Loggia? È una storia illustrata, è un documentario, è un film. In che Allora, no, consiste l'originalità? è un documentario che si basa quindi in gran parte su materiali d'archivio, devo dire, materiali d'archivio che sono costituiti da filmati che non mi era mai capitato di vedere prima sulle reti Rai, per esempio, su Rai Storia, su Rai Pre, quindi un materiale molto ben scelto per la sua, intanto per la sua originalità. Sicuramente rappresentativo di quello che vuole dire Ernesto Galli della Loggia con questo breve affresco che riguarda tutto il secondo dopoguerra italiano, quindi Se, 70 anni di se, storia, se, 70 anni di storia condensati in 50 minuti, che insomma non è facile, ecco, non è facile, però ci ho riesce, ecco. capito. Senti un po', come se l'è cavato lo storico con un altro mezzo per lui, credo, inusitato, che è, diciamo, la pellicola, il cinema. Lui ha scritto e ha ideato praticamente questo lavoro, ma lo ha scritto. Sì. Che ne è venuto fuori, secondo te? Ma io credo che allora, il documentario è sotto forma di interviste, ci sono questi filmati d'archivio e ci sono le interviste, una lunga intervista che lo stesso regista del film, che non è Galli della Loggia, ma è Manfredi Lucibello, questa intervista che fa allo storico. Io credo, presumibilmente
probabilmente che il documentario sia nato da una sintesi di una lunga conversazione tra loro due, cioè loro avranno parlato a lungo della storia italiana e poi avranno fatto una selezione, sicuramente una selezione di tutto questo lungo colloquio, che poi alla fine praticamente un monologo di Galli della Loggia. Oh, e se posso dire, Galli della Loggia lo vediamo in una veste diversa, cioè ha interpretato molto bene questo mezzo per lui non usuale, che è il mezzo cinematografico, perché è molto meno formale di quanto ci si possa aspettare da un professore di storia nella sua esposizione, ecco. Ho capito. Volevo chiederti, un lavoro di questo genere, secondo te, può circolare nelle sale cinematografiche oppure è destinato semplicemente a pochi eletti, studiosi o, come dire, cinefili? Ecco, secondo te può circolare? Secondo me, allora, questo è un prodotto che per come è stato fatto ha un target assolutamente divulgativo, quindi assolutamente per tutti. Il problema è che il circuito che abbiamo oggi dei cinema è qualcosa di ormai molto molto ristretto a prodotti di forte intrattenimento. Gli stessi cinema di oggi, gli stessi multisala, sono qualcosa di completamente opposto ai cineclub degli anni 70, no? Quindi è molto difficile diffondere un prodotto culturale come questo oggi. Secondo me la sua destinazione è perfetta, è appunto più che altro il piccolo schermo. Senti, purtroppo, perché sarebbe bello che anche il pubblico cinematografico... Senti, tu accenni, diciamo, come dire, chiamiamola una velata critica, va, diciamo, così en passant, quando affermi che servivano forse più viaggi, mi pare, in Basilicata o nelle regioni del sud, per dare, come dire, l'idea di quello che era il Mezzogiorno d'Italia e quello che è diventato poi con la crescita del nostro paese. Che cosa manca? Diciamo che sicuramente visualizzare di più, perché questo è un documentario che fa molti parallelismi tra il passato e il presente. Il passato è ben rappresentato da questi materiali d'archivio che ho detto. Il presente è meno rappresentato visivamente e questo, ecco, sarebbe servito per esempio per una distribuzione nelle sale, no? Perché il cinema, il grande schermo, è fatto soprattutto per l'immagine più che per la parola. La parola deve essere, anche quando autorevole, come in questo caso, deve essere un accompagnamento. Quindi questo avrebbe aiutato, diciamo, e avrebbe aiutato, come dico, l'altro piccolo limite di questo documentario, l'unico, è anche il fatto che duri soltanto 50 minuti, il che appunto lo rende più che altro perfetto per il piccolo schermo. Senti, l'ultima domanda: come intellettuale, che idea ti sei fatto, come dire, dell'Italia, un paradiso, un paese perduto, dice il titolo, perché? Ecco, la dimostrazione che vuole dare la ricostruzione che fa Galli della Loggia ti trova consenziente oppure avanzi qualche critica? È ovvio che rispetto agli anni della ricostruzione, all'entusiasmo dei primi anni 50 e poi al boom economico del decennio successivo, sicuramente si
stiamo vivendo un tracollo. È vero anche che è uno scenario comune a tanti altri paesi. Diciamo che in questo Gallinia Loggia si lascia andare volutamente a un po' di malinconia, come dico nel mio articolo, c'è cioè un tono molto affettuoso e malinconico rispetto al proprio paese, perché lui comunque parla anche della propria storia, della propria biografia, e quindi in quel momento vede il tracollo dell'Italia e un po' si intristisce. E stiamo vivendo una crisi economica un po' generalizzata, il che la rende poi, tra l'altro, ancora più grave. Comunque, ovviamente noi ci siamo dentro, siamo in un momento molto difficile. Intelligentemente, da storico, in questo ha proprio avuto l'approccio dello storico Gallinia Loggia, più di tanto sull'oggi non va ad esaminare le cause di questa crisi, perché è praticamente impossibile, inutile, deleterio più che altro analizzare un periodo storico quando lo si sta vivendo. Lui da storico sa benissimo che le cose vanno appunto storicizzate. Tra 20 anni capiremo meglio che cosa abbiamo vissuto oggi, insomma. Allora, ti ringrazio moltissimo per questa analisi Grazie a voi. e ti auguro buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.